staff, che sono dei ragazzi veramente in gamba, non lo dico per qualcosa, ma è la verità. Quindi sei fortunato, oltre ad avere una bellissima donna vicino, c'è anche uno staff, insomma, in gamba. Mi siete beccati sta cosa, non accadrà più. Intanto salutiamo Lino, salutiamo Francesco Fiorellini, salutiamo Max dall'altra parte, Luca, Cristian e tutti quanti, dobbiamo salutarli perché oggi è la prima puntata, quindi sicuramente mi darete addosso, quindi io faccio un po' il brown tongue, come si dice in inglese, vi faccio una slinguazzata così non mi cancellerete subito dal palinsesto. Detta questa cosa, Tommy, allora, qua come vedete sul tavolo, oltre ad avere i libri del grande Elvis, abbiamo dei lavori di Tommy, ma abbiamo anche un computer dove ci sono delle immagini bellissime. Adesso devo cliccare, come dice il buon Fiorellini, e c'è un po' proprio la storia. Io partirei subito da un evento importante che è accaduto intorno agli anni 90, parliamo, vero, scusami? Sì, alla fine tu parli del film. Allora, questa partecipazione... 98. 1998, sì, sì. Tanto tu fin gli anni 90 continui, cantante professionista, turnista in vari gruppi, insomma musica rock principalmente, e poi folgorato un po' Carlo Verdone sulle vie di Damasco, sì. Ti ha scelto per questa... È stato un caso, lui cercava un cantante per il suo film. Parliamo del Gallo Cedrone. E siccome io all'epoca frequentavo, come anche adesso, Roma, lui mi vide cantare in un locale e si è trovato, partiamo subito, il regista del film. Cioè lui era il regista e poi chiamò l'aiuto regista, il produttore del film, del suo film, e si è trovato Elvis. Dice, ma come hai trovato Elvis? E ho trovato Elvis e io dovetti cantare in diretta con il suo telefonino, cantando la canzone e poi ho cantato nel film. Che storia, bellissima sta cosa. Insomma, poi da quello... Quello non è stato altro che poi un cameo da aggiungere ad altre cose che hai fatto nel tempo. Io, se volessi leggere tutto quello che ha fatto il buon Tommy Lee, sarei qui fino a dopodomani. Insomma, il fatto che dopo il Gallo Cedrone sono venute tante altre cose, Domenica Inn con Megalli, sì. Poi c'è questo evento importante, Re dei Sosia di Elvis Presley, questo è successo, sì, intorno all'anno 2000. La missione Domenica Inn, che è, sì, molto bella, perché fu girata, trasmessa dal Casinò di Sanremo. Sì. E è proprio il periodo del Sanremo del, se non sbaglio, 99. Sì. 1999. E fu un'esperienza molto bella. E da lì è nata questa cosa, perché siccome io ero vestito da Elvis, ero un programma su Elvis, sui sosia di Elvis, insomma, mi è rimasta attaccata, appiccicata un po' queste etichette. Io mi ricordo, visto la trasmissione, c'erano tanti bravi musicisti, tra l'altro non è stato facile, sì, qua, sì, non è stata, sì, una cosa molto semplice, insomma, e questo non fa altro che aggiungere il blasone alla tua professionalità, alla bravura che hai. E poi chiaramente si parla di Vita in diretta, di Cominciamo bene, Momenti di gloria su Canale 5 con il grande, immenso, ormai scomparso, ma il Buongiorno, sì. E poi ancora, e poi ritorna però Tommy, io leggo nella tua... È stato con la Carrà, caramba che sorpresa, una mattina, poi tra l'altro insieme a Dario Salvatore, che è un personaggio che la Sallunga, mi pare, sì, a livello, sì, musicale, lui è un cultore, è fortemente voluto, mi pare, in quella trasmissione. No, veramente l'ho voluto io. Ah, sì? Allora io, insomma, ebbi la, diciamo, che hanno la fortuna di avere questo contratto alla Rai di 30 puntate, e con Dario già ci conoscevamo prima, perché io... Questa trasmissione è stata fatta nel 2004-2005, sì, sì. Noi ci siamo conosciuti anni prima con Dario, e io dissi al regista che volevo, insomma, la presenza di un cultore musicale che era la Rai, insomma, più di Dario, penso che non c'è nessuno come anche, a parte la cultura musicale, lui ama proprio questo genere, Elvis Presley, Beatles, il rock. Sì, lui viene dagli anni, fine degli anni 60, quindi. Sì, e poi c'era Caterina Balivo che presentava questo spazietto molto simpatico, che aveva molto, voglio dire che, insomma, la trasmissione andava bene perché c'ero io, assolutamente. Anche perché c'eri tu. Ma no, non lo, sì, voglio, sì, dire, eravamo in tre, ma comunque aveva questo spazietto di... In 10 minuti faceva molto audience. Sì, perché poi tra l'altro andava, spaziava fra la cultura di quei tempi e una trasposizione a quello che succede oggi con, sì, la, sì, sì, musica. Insomma, sì, era, sì, molto interessante. L'ho vista spesso.
E siccome sto corteggiando lei ormai da epoche inenarrabili e continua. Un buon gustare. Grazie. E continua. Parte che già lo sapevo, voglio dire. A tavola. E sì. Continua a dirmi di no. Io vorrei che tu dedicassi veramente a questo splendore una delle sogne. Come vuoi. Una a piacere o già c'hai qualcosa in mente? Cerco io. Sì, una canzone d'amore. Però dovrei dire che da parte mia, da parte sì, poi di cui innamora di sé e poi sì, alla fine. No, assolutamente. Io sono diciamo che faccio fungo da jukebox. Wow, che bello! E quando mi accade? Bello, cioè. Quando ci accade, caro? Va bene, Tommy Lee. Are You Lonesome Tonight, una canzone d'amore di Elvis dedicato alla splendida. With All My Heart. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry with everything's all apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chase and your partner sweet mountain and bay? Do you gaze on your doorstep and picture me day? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Molto emozionante. Non so se abbiamo fatto breccia sull'artista. Bene, detto questo, io direi che siccome la mia dolce Rosy sicuramente sarà d'accordo, e anche l'amico Tommy, questo programma, com'è il nome di questo programma? Ditemelo voi da dietro le camere. Me lo dite voi? Ah, ecco. Aspetta, appunto, coffee break. È il momento del caffè e noi torniamo giusto fra 5 minuti. Poi c'era quell'altra lì, qual era? 10 ragazze eterne. Quella era bellissima. Aspetta, com'è con piacere. No, queste le bionde trecce. Non mi ricordo c'è. Quella motocicletta, quella che. Non me le ricordo. Motocicletta. Che tua sedici. Tutta cromata. Tutta cromata. La